Fabrizio Ravanelli, ex giocatore, ma giocatore come si dice mai andato in pensione, sportivo che ama lo sport. E oggi avanti tutta, dove è la giornata dello sport, questa testimonianza che lei ha raccontato poc'anzi porta dei valori dello sportivo, di chi ha vinto, del campione. Questo significa anche un grande esempio da trasferire anche ai ragazzi che stanno assistendo e venendo a questa manifestazione. Sì, me lo auguro che colgano queste mie parole che ho detto questa sera qui alla festa di Leonardo, perché a me mi hanno pagato, mi hanno dato veramente qualcosa di importante, mi hanno fatto sognare, hanno fatto sì che il mio sogno si avverasse. Quindi auguro a tutti i ragazzi che hanno il loro sogno nel cassetto di non mollare mai, di non farsi mai permettere da nessuno di non farli sognare e di continuare a lottare, di essere determinati, volenterosi, tirare fuori carattere, non abbattersi mai neanche nei momenti difficili. Poc'anzi lei ha detto che un campione si riconosce dall'umiltà, una persona mediocre invece dalla presunzione, no, delle cose. Quando lei stava nei campi di calcio ai massimi livelli, i fischi, gli insulti, anche gli epiteti erano tanti, ma questi sono diametralmente opposti alla paura che i tifosi avversari hanno di un campione. Oggi come oggi, che è finito l'agonismo da quel punto di vista, quando le persone le incontrano in strada, comunque hanno segni di stima e di riconoscimento alla persona di valore, oltre che come calciatore, proprio come uomo. Sì, mi riempie d'orgoglio, anche perché ogni qualvolta vado in giro per il mondo, anche tanti tifosi che prima erano tifosi opposti, quindi avversari, sono pronti a darmi a farmi complimenti, quindi questo mi riempie veramente d'orgoglio, mi fa sentire una persona migliore, quindi sono veramente molto contento di tutti questi attestati che prendo anche da tifosi avversari. E questo è molto bello. E avanti tutta, l'ultima domanda prima di salutarci, veramente quello che è successo da poco tempo a questa parte, con questo movimento proprio di pensiero di avanti tutta, di portare e dare un sorriso al giorno di oggi, come può essere nato? Quasi come un campione, cioè improvvisamente nato dal niente, da un ragazzo che ha fatto un sorriso, che ha vinto, ha trovato tanti seguaci o tanti riconoscimenti che ha portato dietro veramente con la semplicità. Sì, questo credo che sia un dono che ha dato Dio a, in pratica, a Leonardo, e Leonardo credo che abbia trasmesso a tutti noi questo suo dono che aveva dentro, quello della determinazione, del carattere, del sorriso, di non abbattersi mai, di vivere sempre con la gioia a tutti i momenti, belli e brutti. Quindi credo che Leonardo sia stato un esempio per tutti, ma lo è tuttora oggi un esempio per tutti. Gianluca Comotto, direttore generale del Perugia Calcio, abbiamo il piacere di averlo qui ad Avanti Tutta. Avanti Tutta esprime dei grandi valori, oltre che quelli dello sport, anche del sociale e della solidarietà, e molti di questi valori sono riconducibili anche nel gioco del calcio. Sì, no, vabbè, quando si parla di salute, quando si parla di solidarietà, si parla di sport, il Perugia non può che essere presente. Poi c'era un legame con Leo, che era un grande tifoso, e anche un legame personale, perché eravamo amici sia con lui che con la famiglia, quindi è sempre un piacere venire a dare un piccolo contributo, che poi è soltanto la presenza, ma è veramente più un ricevere che un dare, ecco. Da calciatore di grande esperienza, giocato in grandi squadre, oggi invece come ruolo di direttore, qual è la posizione che uno viene da quel tipo di esperienza da giocatore, oggi come direttore? Le responsabilità cambiano? Ah, sicuramente più difficile, sicuramente meno divertente, però mi ritengo fortunato, perché smettere di giocare e poter rimanere nell'ambiente in cui sono cresciuto da quando avevo 6 anni... e tanto, quindi va bene così, cerco di dare il mio contributo con umiltà e anche con grinta, perché poi alla fine quello che mi ha sempre contraddistinto è la grinta e la passione per ciò che faccio.
Prima di salutarci, l'ultima domanda. Tanti giovani ci stanno guardando, ovviamente il mondo dello sport è pieno di giovani. Questa giornata è anche dedicata a loro. Un messaggio da parte dello sportivo Gianluca Conotto, nonché anche direttore. Io dico che al di là del diventare professionisti, diventare campioni, fare sport è fondamentale per la salute del fisico ma anche dell'animo. Io, anche se ho smesso di giocare, continuo ad andare a correre qua al Percorso Verde, che tra l'altro è una meraviglia sempre correrci, cerco di fare sport. E anche mio figlio, ad esempio, sin da quando è piccolo gli ho insegnato a fare sport, perché è una cosa troppo, troppo importante per tutto, perché fa stare in un ambiente sano e perché crea una socialità che altre attività non creano. Allora, grazie della testimonianza e possiamo dire buon lavoro e forza Perugia. Grazie, sempre forza Perugia, grazie. Antonio Bartoccini, presidente appunto Fortinfissi Volley femminile A1, raccoglie tanti successi. Che soddisfazione per un presidente quando una squadra di pallavolo, in questo caso femminile, porta a casa nel tempo tanti riscontri anche internazionali. Ma sicuramente c'è una grande soddisfazione, che siamo cresciuti anno dopo anno. L'anno appena concluso siamo usciti dai quarti di finale dei playoff scudetto, quindi per noi è un risultato storico e sicuramente l'emozione è grandissima, quello di arrivare fino a qui. L'emozione anche ti dà lo stimolo per cercare di migliorare quello che si sta facendo, anche se non è facile, questi momenti sono abbastanza complicati dal punto di vista sportivo, però sicuramente ogni tanto raggiungere risultati sportivi ti dà quell'energia e quella benzina che ti permette di cercare di fare meglio. Perugia è una città vocata alla pallavolo, anche il maschile ha portato tanti successi e tanti riscontri, ma soprattutto è uno sport che comunque ha tanto seguito e anche educativo nei confronti dei giovani. Sì, ma sicuramente la pallavolo è uno sport diverso dal calcio, perché sono i valori, i tifosi, quando si va al palazzetto ci sono situazioni diverse rispetto a quelle che siamo abituati a vedere nel calcio. I tifosi del pallavolo stanno gomito a gomito vicino, uno ti fa una squadra, uno ti fa un'altra e non succede niente, quindi sicuramente vengono trasmessi dei valori del vero sport, della sportività in assoluto, del sapersi rapportare con l'avversario, e sicuramente un grande insegnamento per i bambini che insomma quando vengono al palazzetto sicuramente escono con dei valori di sportivi più, insomma, più migliori, diciamo, di certo di qualche volta di quello che vediamo nel calcio. Questi valori sono estremamente importanti e sicuramente ricalcano quelli che sono i valori di Avanti Tutta. Molti sono coincidenti con questi del valore dello sport. Quindi questa coincidenza, e noi ci troviamo in questa manifestazione Avanti Tutta, che porta avanti anche degli altri discorsi molto importanti della vita. Sì, ma l'esempio di Leonardo, quello che ha fatto con Avanti Tutta, sono delle emozioni, delle idee, degli esempi che vanno ricordati tutti i giorni, perché sono veramente l'essenza di quello che è la vita. Di superare difficoltà, di superare quelle che sono tante incognite che si trovano nel corso della vita, che è un po' anche quello che lo sport, no? Quindi superare difficoltà, superare l'avversario e senza mai mollare, senza mai demordere, senza mai perdersi d'animo, sono esempi veramente che vanno trasmessi e vanno sicuramente diffusi in quello che è il mondo sportivo. Grande riscontro di persone, sempre quando c'è Avanti Tutta il nome di Leonardo Cenci, ovviamente con tutte le persone che sono intorno e portano avanti quotidianamente questo tipo di messaggio. Ma secondo lei come è potuto nascere una gran forza, un gran messaggio di questo livello tra tante persone, averlo condiviso con una parola di un ragazzo, con un sorriso di un ragazzo che ha creato intorno a sé un comune denominatore così bello e così potente? Ma io Leonardo, ripeto, ci conoscevamo molto bene, eravamo amici, e lui aveva una forza interiore straordinaria
che mi ha colpito fin la prima volta che ci ho parlato, perché rappresentava quello che era la sua malattia come una cosa normalissima. E sin dalla prima volta mi ha dato subito, insomma, grandi stimoli, grandi riflessioni, perché e spesso quando uno è in difficoltà penso veramente a quello che... Ma Leonardo che cosa pensava? Quando sono in difficoltà cosa avrebbe pensato? Cosa avrebbe fatto? E questo sicuramente è un grande insegnamento, un grande esempio da ricordare, questo messaggio di straordinaria forza e voglia e gioia di vivere, di affrontare le difficoltà quotidiane. Allora, Presidente, grazie per questa sua presenza, per questa sua testimonianza. Se vuole lasciare a tutti un suo messaggio anche inerente o alla pallavolo, anzi alla pallavolo e avanti tutta, soprattutto ai giovani che ci stanno guardando o a quelle persone che stanno vivendo non un momento semplice la loro vita. Ma io il messaggio che voglio dire è che spesso le difficoltà ce le creiamo da soli, nel senso che ci sono sempre di grandissime difficoltà nella vita e spesso siamo noi che pensiamo che sono insormontabili, ma invece quello che era il messaggio di Leonardo, che la straordinaria forza è che comunque si può sempre andare avanti, si può sempre vincere la difficoltà e si può sempre fare meglio di quello che uno pensa, perché abbiamo dentro di noi una forza incredibile per fare cose incredibili. Per RTN Radio siamo qui ad Avanti Tutta, a questa nona edizione dove ci riserva delle sorprese. E chi non meglio di Magic Andrea, questo mago illusionista che ci fa delle magie continue, ci sorprende continuamente. Andrea, non sei solo tu qui, ma qui abbiamo MM, no? Esattamente, cioè Miriam e Macchia. E Macchia, come potrebbe star meglio in mano di una veterinaria in quanto tale? Però prima di fare questa magia, perché anche Macchia partecipa alle magie, Magica Andrea, certo. Tu sei sempre all'interno dove i bambini ti ammirano continuamente. Qual è la forza di un mago? Più che altro è riuscire a dare il sorriso quando ti esibisci, e quindi è una forza molto importante, perché se il pubblico non ride, insomma, come mago non è che vali tanto. Io sono il mago del sorriso, il mago di Avanti Tutta, e siamo qui in una giornata veramente veramente spettacolare. Sono molto contento di partecipare agli Avanti Tutta Days, anche alla mia fantastica assistente, e ecco. Allora, Avanti Tutta, così come il mago, è gioia, felicità. Questo è un tratto che porta come un denominatore sia alla manifestazione ma anche ai giochi che tu fai. Qual è la sensazione e l'emozione che tu provi quando vedi che gli altri accettano e hanno il consenso su quello che tu fai? È proprio questo, che è la forza che ti fa continuare per andare avanti e continuare a fare il mago. E quindi quando vedi il sorriso della gente, che fai cose dove le persone sorridono, ti dà un'energia, una carica che ti dice ok, sì, sto facendo bene, allora vuol dire che è la forza necessaria per continuare ad andare avanti. Adesso ti farò un'altra cosa, ma prima volevo andare da MM qua, che cosa c'è? Da MM, da Miriam e Macchia. Miriam, fare l'assistenza l'assistente di un mago, fare un po' come l'assistente veterinario? Diciamo che mi preoccupo molto del coniglietto, sì, è la prima cosa, è l'unica cosa a cui penso. Sì. E cosa gli... Infatti lo tengo sempre stretto, sembro più io una bambina. Senti, ma Macchia che cosa fa nello spettacolo? Appare dal cilindro. Appare dal cilindro. Adesso non glielo facciamo fare, non glielo facciamo fare. Perché poi come appare scompare. Come appare... Io mi preoccupo. E non dobbiamo farlo vedere come succede. E non dobbiamo farlo vedere. Ci dobbiamo preoccupare se è sempre Macchia dopo. Adesso possiamo vedere un'altra cosa. Possiamo vedere un'altra cosa. Ci fai vedere cosa stavi facendo? Cioè, stavo tentando di far apparire un coniglio al cinema, ma visto che non c'è... ma prima non c'era... Ah! Uscire il coniglio! Ok, io sono sicuro che ti riprenderai dopo con il prossimo gioco che tu mostrerai. Ma ti voglio dire una cosa, qual è il prossimo appuntamento che tu farai e parteciperai? Ma è normale, è ovvio, Fiabando! Ci vediamo fra 2 settimane... credo, domenica mattina, il giorno, che giorno era? 26, e vi aspetto settembre tutti quanti a vedere lo spettacolo di Magic Andrea, magari con la mia fantastica assistente Miriam. Ma dove?
andiamo all'Isola Maggiore. Siamo là, mi raccomando, non mancate. Intanto facciamo questa bellissima pubblicità che poi la porterò anche sulla pagina del Magic Andrea, quindi mi raccomando a tutti i bambini, non mancate a questo fantastico evento. Quest'anno sono tutto lì per voi. Allora, alle 10.15 del 26 settembre all'Isola Maggiore sul Trasimeno ci sarà Magic Andrea, ci saranno tanti altri artisti, ma quello, lo spettacolo di magia, sarà appunto compito suo. Sono carichissimo, sono molto molto carico, ragazzi, voi siete carichi? Adesso Andrea, prima di lasciarci, ci delizi con una tua cosa? Non ho capito, scusa? Ci delizi con una tua magia? Una mia magia? Allora guarda, fate una cosa, 3, 2, 1, cosa c'è là? Una magia, la scomparsa del Magic Andrea. Andiamo a chiamare i cani dei carabinieri, i cinofili, per rintracciarlo, perché è sparito completamente del tutto, però ci hanno lasciato il coniglio. Coniglio Andrea, se non ritorni il coniglio non so che fine faccia. Venga qua, venga qua, venga qua. Ecco, è tornato improvvisamente, una grande magia. Oh, e tutti hanno fatto oh, hanno fatto, vero Miriam? Sì. A posto, adesso ci salutiamo come faceva Leonardo Cenci, con avanti tutto e con il saluto con il pollicione in su a tutti coloro che ci guardano per RTN Radio. Magic Andrea ed MDM, Miriam e Macchia qui vicino a me, da avanti tutta, Pian di Massiano, Barton Park, Marco Pareti per RTN Radio. Avanti tutta. Per RTN Radio sono con Luca Panichi, che ovviamente a tempo di musica ci dà il ritmo di questa festa, di avanti tutta. E allora Luca, al di là di questo ritmo bellissimo, sei un grande, sei forte, la musica ti piace troppo, ma tu sei arrivato oggi avanti tutta, ma recentemente sei stato in terra di Romagna. Cosa è successo in terra di Romagna? Perché l'associazione o comunque il club di Pantani, poi Bay Festival, Rimi, cioè tu hai fatto diverse cose, ti abbiamo visto sui social, che... Beh, diciamo che ho dovuto un po' fare un movimento grazie a questa bella musica, anche di smaltimento rispetto a tutti questi impegni, no? Beh, di solito con l'Avanti Tutta Days mi si coincidono sempre altri appuntamenti che sono sempre nella direzione di stimolare le buone prassi. In questo caso ieri, dall'altro ieri c'era il Rimini Bike Festival e questa mattina con la mia amica, con la quale seguo un progetto che si chiama Fuori Tabella e che è proprio una sorta di turismo esperienziale che vuole mettere in rete amministrazioni e associazioni per una mobilità sostenibile, un turismo fruibile, e quindi stiamo intercettando insieme delle realtà positive che si possono mettere in contatto fra di loro, quindi che possono essere amministrazioni comunali o esperienze come per esempio la Remove di biciclette inclusive fra virgolette, che possono diventare uno strumento di inclusione ma reale nei percorsi enogastronomici della ciclopedonabilità urbana ed extraurbana. E quindi ieri sera fra l'altro abbiamo avuto un contatto nuovo con la Fondazione Pantani, con la quale collaboriamo anche sempre per progettualità, ma magari in questo caso legate alla sicurezza stradale, alla crescita dei ragazzini, come non citare magari anche la Fondazione Michele Scarponi. Insomma, qui abbiamo 2000 situazioni da mettere insieme e l'Avanti Tutta Days da questo punto di vista si configura proprio come un contenitore che riesce a far valere quello che oggi è un pochino la prospettiva, cioè il fare rete, la filiera della promozione sociale, la filiera del turismo, la filiera del benessere, vanno di pari passo con quella che è la crescita di un'identità collettiva, che già ce lo siamo detti questo concetto, no? E il Leo da questo punto di vista è stato quasi un lungimirante, no? E la cosa bella è quella che, nonostante che purtroppo ormai ci sta incominciando a mancare da troppo, ci mancherà sempre, questo contenitore ha mantenuto la sua potenzialità di espansione e anche oggi ne stiamo vedendo bellissimi risultati.
Beh, è tanto bello vedere tanta gente aggregata in un unico luogo con dei valori che si vengono riconosciuti da quelli che un po' che le ho trasmesso, e tutto viene fatto nell'ordine della gioia, della felicità, della gaiezza delle persone che partecipano, ma anche delle persone che trasmettono il loro messaggio, no? Nei vari stand ci sono messaggi diversi, messaggi sociali, messaggi di servizi, messaggi di prodotti, messaggi sportivi, così come anche le dimostrazioni. È bello vedere tutti sotto un unico cappello, no? Di queste cose. Il fatto interessante che tu dicevi, oltre a questi momenti, è anche la preparazione. Cioè il turismo esperienziale è fondamentale per poter dare le opportunità a chi non le conosce di trovare e andare a trovare determinati luoghi e posti, ma allo stesso tempo potrebbe essere una ricaduta economica per gli operatori del settore, che comunque si trovano lungo questo percorso e che possono offrire loro il loro prodotto, il loro servizio. Assolutamente, molte volte accade una cosa molto semplice, che le informazioni non arrivano, non si trasformano in conoscenza. Molte persone anche all'interno del territorio nostro locale non conoscono che esiste quell'associazione, come l'altra associazione, come l'altra realtà, e allora l'Avanti Tutta Deis ha il pregio, ecco, di mettere in conoscenza realtà che poi durante i mesi successivi possono entrare in contatto, le persone le conoscono, ed è questa un po' la funzione di questo format, ma anche di una visione che dovrà sempre più appartenere agli stessi amministratori. E per fortuna qui a Perugia abbiamo questo connubio fantastico fra l'associazione Avanti Tutte e gli amministratori di destra e di sinistra, perché si è creata questa sinergia che sta portando effettivamente ad un salto di qualità, ecco, della qualità del tessuto diciamo collettivo, del vissuto e delle buone prassi. E Luca, io entro anche su un altro aspetto, perché il turismo, così come l'aggregazione di associazioni, di informazioni, sono fatte se si vengono a conoscere, quindi la comunicazione è fondamentale. Per persone che comunque hanno tipologie di problematiche simili alla tua, il turismo esperienziale, andare fuori, fare vita sociale con gli altri, a volte può avere delle barriere che debbono essere superate. Per esempio, io ho un pallino che può aiutare anche gli altri, su questo lo condivido, ma l'abbiamo già condiviso, è quello già di mettere dei segnali turistici in doppia lingua, almeno in italiano e in inglese, di quelli che sono i segnali turistici, almeno quello, e comunque fare attenzione che magari quando uno va in giro sui marciapiedi non ci siano macchine sopra, perché con la carrozzina a volte non si può passare, ci sono scalini a volte inaccessibili o altre cose. Quindi una testimonianza vogliamo dare a chi ci sta ascoltando in questo senso. Ti ringrazio, hai colto anche un aspetto che è semplice e allo stesso momento omesso, fra virgolette, proprio con Lucia, che lei è di Rimini, e lei è proprio, come dire, come vision ha dentro l'ambiente turistico culturale. Ci siamo ritrovati a fare un sopralluogo. Rimini, fra l'altro, ha dei pregi come ciclabilità urbana, ha delle realizzazioni interessanti. Eppure in un luogo dove vengono svolti degli spettacoli c'è un impedimento di accesso alle persone con disabilità. Non è che manca l'accesso, ma in quel luogo lì, che è vicino ad un parcheggio adiacente dove molte persone con disabilità possono, non sapendo, arrivare a quella rampa che non è, che è chiusa, basterebbe un cartello che descrive, che ti mette nelle condizioni di non essere costretto a chiedere. Perché poi alla fine le cose vengono anche, è giusto chiederle quando è necessario, ma se tu puoi evitarlo e favorire una crescita dentro di sentirsi accolti, no, in un luogo, è chiaro che diventa un passaparola positivo, no? Cavolo, lì c'è una bella comunicazione, ti viene detto, quindi lì basterebbe un cartello che spiega che l'ingresso è da un'altra parte e che, motivandolo, cioè in qualche modo, qualsiasi cosa possa essere scritta, ti fa capire che tu hai dato l'attenzione a quella problematica, ma neanche a quell'esigenza, direi, no?
e tutto comunque viene ricondotto dalle singole persone, perché non ci possono essere controlli continui, magari ci possono essere dei suggerimenti, va tutto nel buon senso delle persone, nel rispetto e nell'educazione. Se ci sono questi tre aspetti, io credo che tante problematiche possono essere superate, anzi non si presenterebbero mai. Beh, ma qui veramente tu fai il lancio anche ad un altro tema portato di, basta vedere qui chi abbiamo di fronte, abbiamo tutti dei ragazzini che stanno socializzando, cioè qui è importante fare in modo che il tessuto sociale della città in questo caso possa contribuire a quello che deve essere il ruolo della scuola e delle famiglie, cioè a formare dei ragazzi con una loro identità e con una loro cultura che possa servire a loro di avere le giuste consapevolezze per prendersi le responsabilità e anche saper superare le difficoltà. È questa un po' la sfida per mettere in rete un pochino quelle che sono le possibilità e le opportunità che ognuno deve saper poter creare per se stesso. E allora Luca, con questo bellissimo messaggio noi salutiamo chi ci sta guardando con il segno che ha protratto a tutti quanti e fatto conoscere appunto Leo Cenci, appunto con l'Avanti Idea, con il pollicione alzato, e quindi in questo, con questo messaggio diamo veramente un augurio e soprattutto attenzione, educazione e rispetto per quelle che sono tutte le difficoltà che ci sono nella vita, affrontando tutto con gioia e felicità. E allora con questo avanti tutta. Avanti tutta con il grande Leo nel cuore. Per RTN Radio con Luca Panichi, ma non è finita qui, perché presto lo risentiremo per tanti altri progetti. Questa sera abbiamo, chiuderemo la serata. Bene, con allora, ci siamo, questo ce la faremo? Che sia uno degli ultimi. Vado uguale. Questa sera chiuderemo la serata, chiuderemo perché l'abbiamo condivisa proprio per dare un senso di gioia anche con il video del il penultimo singolo di Annalisa Baldi, A Prescindere. Ci manderà un saluto perché lei è stata splendidamente presente l'anno scorso. E anche con lei ormai stiamo sviluppando un percorso nel quale il ricordo del Leo deve poter trasmettere energie positive, e questa sera anche il suo contributo permetterà a sentirci ancora meglio tutti quanti. Sentiremo allora la bellissima voce di Annalisa Baldi. Ciao Annalisa da Avanti Tutta, Luca e Marco, ciao. Nona edizione di Avanti Tutta Days. In questa location abbiamo il piacere di avere con noi il cofondatore di RTN Radio, che darà il suo contributo per Avanti Tutta Days. Quanto è importante la comunicazione in questi eventi? Qual è il contributo che può dare RTN Radio? Beh, la comunicazione è fondamentale in questi eventi, tipo Avanti Tutta, che è un aggregatore di persone di qualsiasi tipo, interesse, età, stato sociale, e quindi Avanti Tutta mette d'accordo tutti quanti. Tutti sono qui in nome di Leonardo Cenci, questo straordinario uomo che ha, con il sorriso, con la felicità e con la gioia, nonostante le difficoltà della vita, ha fatto un seguito incredibile di positività e di gaiezza. La radio è molto importante, noi di RTN Radio vogliamo essere qui, presenti in questo evento di queste dimensioni così importante, per dare il nostro piccolo contributo, per poterlo comunicare, per poter dire quanto è importante la prevenzione, quanto è importante avere uno stile di vita corretto, per essere comunque, non dimenticarsi delle persone che sono malate, ma portarle anche vicino in questi luoghi, e soprattutto avendo un futuro di vita con la speranza attraverso magari gli ingaggi nuovi medicinali e di nuove terapie. Pensi che forse il ruolo principale della comunicazione, anche quella di RTN Radio, sia quella di vincere poi le diffidenze che creano barriere fra le persone, fra le associazioni, questo difetto di conoscenza che poi è quello che crea la diffidenza? Penso che sia questo la mission della comunicazione. Beh, ci sono anche i pregiudizi delle persone. La radio, attraverso la musica, questo è un altro linguaggio dell'arte che mette tutti d'accordo. Poi la musica si può scegliere col genere, però la musica in generale è un linguaggio universale che parla a tutte le persone. E ovviamente la capacità di una radio, in questo caso di RTN Radio, è quella di trasmettere, raggiungere più persone possibile e far capire il proprio messaggio, che poi può essere più o meno condiviso. Noi speriamo che siano condivisi questo nostro messaggio da
da più gente possibile, perché il nostro, anche questo, in sinergia con Avanti Tutta, è un messaggio di felicità e di gioia e di serenità che noi vogliamo portare a quelli che sono i nostri ascoltatori e utenti. Marco, RTN Radio fra 5 anni, come la vedi, dove la vedi? Ma già io la vedo, così come gli altri miei due compagni di inizio avventura, appunto Federico e Sara, la vediamo in Umbria, ma con un linguaggio che va fuori i territori e le barriere regionali, perché oggi con le web radio non abbiamo più confini, ma abbiamo la possibilità di trasmettere quello che vogliamo, un certo tipo di messaggio, al di fuori di questi territori e confini. Quindi può essere una radio indipendente, libera, che vuol trasmettere messaggi sul territorio, di eventi, di rubriche legate al mondo della moda, al mondo della salute, al mondo culturale, dei libri, al mondo dello sport, a qualsiasi interesse sia comunque orientato al mondo dei giovani e delle, ovviamente delle famiglie, ma quelli che hanno interessi, che siano comunque interessi che possono essere propositivi e positivi per la vita. Marco, il colore giallo si sposa con, è il simbolo del colore di Avanti Tutta, però è anche il colore del giallo inteso come romanzo, e sappiamo che tu ti stai dedicando a un progetto che riguarda giallo. Di che giallo si parla però in questo caso? Ma i gialli sono molto simili e qualche tempo fa, insieme con l'amico Gianluca Bertoni, abbiamo iniziato questa avventura insieme di Giallo Trasimeno. Giallo Trasimeno è una kermesse a livello nazionale dove tratta del mondo dei libri gialli, e quindi abbiamo organizzato a fine luglio questi 3 giorni, sono venute firme importantissime, i primi editori nazionali hanno mandato le loro prime firme, quindi parliamo di Mondadori, Feltrinelli, eccetera eccetera, Rizzoli, Longanesi, sono state veramente firme importanti di premiati, Sambrotta, Zilai, tantissimi. È stato oltre quasi 100 autori, più di 12 case editrici, 4 spettacoli teatrali, un tempo dedicato ai bambini, musica, quindi veramente un riscontro enorme di questa kermesse, dove al suo interno c'era anche il concorso nazionale letterario per i gialli, quindi ambientati al Trasimeno, gli inediti e gli editi, e c'è stato veramente grande consenso e riscontro di pubblico, nonostante fosse la prima edizione. Quindi noi siamo pronti nella seconda edizione di luglio 2022, e già stiamo lavorando per quel momento là, e ovviamente RTN Radio è stata presente e sarà presente a seguire anche quella manifestazione di Giallo Trasimeno. Senti, nella tua esperienza di dimestichezza con la parola, un libro che ti ha particolarmente colpito, anche del genere giallo, se si può dire? Ah, beh, sicuramente il mio, perché l'ho letto dalla mattina alla sera più volte, che appunto Accadde al tramonto, che è uscito poco tempo fa. Non l'ho fatto partecipare all'evento Giallo Trasimeno, però dove per esempio il 19 ci sarà una rappresentazione teatrale tratta dal mio libro in seno a Feed in Tram. Questa manifestazione avverrà a Panicale, fatta da un attore di Con, Stefano De Maio, con una bravissima violinista, che faranno questo spettacolo tratto dal mio libro. Quindi con grande orgoglio e fierezza dico: venite il 19 alle 20:30 a Panicale per vedere questo mio libro, Accadde al tramonto. È un giallo thriller ambientato su due temi: l'arte e i disagi giovanili del mondo di oggi. Tutto questo, si tratta che a Carlo e alla sua cagnolina bimba, una dolcissima cagnolina, gliene succede tutti i colori, e quindi il giallo riscontra questa cosa. E questa, ecco, la mission di Marco, una mission di comunicazione e di abbattimento delle barriere. E allora noi prendiamola con leggerezza, come faceva il Leo. Anche perché, per esempio, già il libro, colgo scusa lo spunto, perché il libro per esempio ha un font per dislessici, e quindi già questo è includente, e quindi le persone che sono dislessiche, e mi sono arrivate molte testimonianze, dice persone: io non leggevo un libro da tanto tempo, adesso ho la possibilità di leggerlo, e già questo per me è una vittoria, al di là della se il libro può piacere o non piacere, cioè include le persone che normalmente si sentono escluse, anche se in modo silente si mettono da una parte, e già questo non va bene.
bene, così possono partecipare. L'altra cosa, abbiamo fatto un accordo con un centro cinofilo, siccome abbiamo parlato di Carlo e della sua cagnolina Bimba, dove ci sono degli atteggiamenti e comportamenti appunto di questa cagnolina, che fa, prova a descriverli, ma sono i cagnolini tutti i giorni che li fanno, e abbiamo fatto un accordo dove presso questo centro cinofilo qui a Corciano, il Rand Agility, ci sono delle persone che hanno delle difficoltà o psichiche o motorie, che però possono avvicinarsi a questi cani in modo da prendere confidenza. Quindi il centro è disponibile ad accogliere queste persone e fargli prendere una prima confidenza, una prima armonizzazione con questi meravigliosi cani, in modo da abbattere anche lì le paure, abbattere, perché una persona, insomma, che ha difficoltà non sa mai come fare. Ecco, lì si possono andare verso questi tipi di tracciati, di comportamenti proprio. Anche questo è un momento includente delle persone. Questa è la sfida e la testimonianza di Marco Pareti, giornalista, scrittore e attento al mondo della comunicazione. Salutiamo la manifestazione come avrebbe fatto Leo, come facciamo tutti al giorno d'oggi, col pollice alzato, stile social.